Questa attività, questo progetto, la Biblioteca Comunale lo porta avanti in collaborazione con CESA, e qui c'è la professoressa Besce che collabora con noi e a cui va il nostro grazie, è qui nella sala e ci segue in tutte le nostre attività. A questo punto penso di aver detto tutto, vi ringrazio e chiamo il professor Politi perché ci parlerà di questa lettura drammatizzata. Grazie. I protagonisti questa sera sono due, da un lato Giovanni Paolo II e dall'altro le alunne dell'Istituto Elena Principessa di Napoli. Voi tutti sapete, Wojtyla verrà canonizzato, proclamato santo tra pochi giorni, e c'è un elemento interessante di questa santificazione. Wojtyla è stato un grande protagonista del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo, però come tutti i grandi personaggi è stato anche divisivo, chi era a favore, chi era contrario, ma gli ultimi 60 giorni della sua sofferenza, della sua agonia, hanno visto una attenzione crescente di uomini e donne di tutte le religioni, di credenti e di non credenti, perché nel momento di questa grande sofferenza, nel momento della sua decisione di non nascondere la sua sofferenza, di non nascondere la sua malattia, come era tradizione dei papi in Vaticano, quando un papa invecchiava, quando un papa stava male, si nascondeva nel palazzo apostolico e poi qualcun altro parlava in nome del papa. Wojtyla ha deciso, nel momento in cui il Parkinson, sul finire degli anni 90, avanzava, di non nascondersi, di mostrare questa sua malattia, di mostrare questa sua sofferenza, per sottolineare la dignità del sofferente, per sottolineare che chi soffre, chi è impedito, chi è incapace, è una persona che ha ancora moltissimo da dire. Tant'è vero che si disse che questa sua sofferenza era un'enciclica scritta con il corpo, forse una delle encicliche più belle del suo pontificato. E negli ultimi 60 giorni c'è stato come un incrociarsi di tradizione cristiana e di tradizione storica laica. La tradizione cristiana conosce la passione di Cristo, la passione dei grandi martiri, la tradizione laica conosce la fine dell'eroe, della tragedia greca. L'eroe che era forte, l'eroe che era così potente, a un certo punto va incontro ad un destino in cui sembra quasi ridursi a nulla. E la forza dell'eroe è di accettare il suo destino, di accettare la sua sofferenza. E quindi 3 milioni di persone, più di 3 milioni di persone sono venuti non tanto ai funerali, ma soprattutto per rendere omaggio alla sua salma. Io sono sempre molto cauto con le cifre, ma lì il controllo veniva fatto dai guardiani della Basilica di San Pietro, che contavano la gente che entrava. Il primo pomeriggio sono entrate 400.000 persone per vedere la salma, il secondo giorno 600.000, il terzo 1.000.000, il quarto e ultimo giorno c'era una fila di 20, 22, 23 ore, che è durata tutta la notte. Perché? Perché era questo incontro fra la passione e la tragedia. Le sei alunne dell'Istituto Elena Principessa di Napoli, Sara, Jessica, Claudia, Serena, Letizia e Tatiana, sono il coro di questa tragedia. Wojtyla è il protagonista e loro ci racconteranno momento per momento come si arriva al momento culminante. L'assalto arriva con la sera. Il vecchio papa è colto da una violente crisi respiratoria. Karol Wojtyła rischia di soffocare. Il pontefice si sente mancare l'aria e verso le 10 il respiro si fa drammaticamente affannoso. D'urgenza lo trasportano al Policlinico Gemelli,
alte vie respiratorie ostruite, è il verdetto dei medici. Il cortile del Gemelli comincia lentamente a riempirsi di fedeli, curiosi e cronisti che guardano ansiosamente verso le luci del decimo piano. Nell'entourage papale la tensione è grande. Lui invece, Wojtyła, ha sopportato la decisione del ricovero con la calma abituale. È sua caratteristica affidarsi interamente alla mano di Dio. Non è più l'atleta di Dio, è l'ombra di Giovanni Paolo II. Non è più il Papa prorompente nella sua fisicità, che il mondo intero ha conosciuto per i primi 15 anni del pontificato. Quel Wojtyła non c'era già più. Eppure, anche divorato dai tormenti, Giovanni Paolo II riesce a trasformare il suo corpo in strumento di comunicazione. Il 1 febbraio del 2005, Karol Wojtyła è steso nel suo lettino all'ultimo piano del Gemelli. Arrivano però tanti messaggi. Musulmani e valdesi gli mandano auguri. Prega per il Papa il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Fa pervenire un messaggio dalla sua prigione turca anche Ali Agha, il killer misterioso che tentò di assassinare Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. Scrive: «Caro Papa, entrambi abbiamo sofferto per un disegno divino universale. Tu devi ora confermare che siamo vicini alla fine del mondo. Per questo Dio ti darà la salute e una forza miracolosa per gli anni a venire. Emittenti di tutto il mondo riportano ora per ora la parabola di Giovanni Paolo II. Hanno seguito il pontefice negli anni Ottanta in ogni angolo del pianeta. Hanno mostrato il solenne Mea Culpa nell'anno del Giubileo e il suo viaggio in Terra Santa. Poi, la gran parte delle televisioni internazionali ha pensato che il declino di Wojtyła fosse inarrestabile. Lo vedevano logorato, incurvato, incapace di camminare, incapace di stare in piedi, la mano sinistra in preda ad un tremito incessante, il viso irrigidito ridotto a una maschera, le labbra stillanti saliva. Cos'altro poteva fare come leader? Invece quel pontefice rotto nel corpo è riuscito ancora a sfidare George Bush sulla guerra pretestuosa all'Iraq. Ma è più guerra, ha gridato. I reporter sentono che Wojtyła sta trasformando il suo dolore in messaggio. Sta dimostrando che in un mondo di fitness anche l'invalido ha moltissimo da dire. In un'epoca che rifugge dal dolore, che lo rimuove, che intende cancellarlo in ogni modo, il pontefice distrutto indica che la sofferenza può avere un valore, una dignità, un senso. È un messaggio che milioni di uomini e donne di ogni credenza afferrano al volo. In quella stanza, al decimo piano, Giovanni Paolo II ha un grande desiderio, restare in contatto con i fedeli, rivolgersi a loro per l'Angelus. E così i tecnici della Radio Vaticana iniziano a predisporre collegamenti altoparlanti. Esporlo alla telecamera nella sua stanza è sconsigliato. Meglio non farlo vedere un po' indistinto, da dietro la finestra. A mezzogiorno in punto si aprono le tende della finestra al decimo piano del Gemelli. Emerge lentamente dalla penombra lo zucchetto bianco del pontefice, sospinto sulla sedia a rotelle. Nel cortile la folla impazzisce di applausi. Tra gli A di stupore, la finestra si apre. Abbastanza buono sembra l'incarnato del viso. Vigili e disperati come sempre gli occhi, inesistente la voce. Il Papa ascolta Monsignor Sandri ringraziare in suo nome per l'affetto di tutti. Sono anni ormai che Giovanni Paolo II è costretto a servirsi di un uomo voce durante le cerimonie importanti. Continua a servire la Chiesa e l'intera umanità, è il proposito, che in questa domenica del 6 febbraio Monsignor Sandri pronuncia per il conto di Wojtyła. Ma tutto si infrange quando dopo l'Angelus tocca a Giovanni Paolo II impartire la benedizione. Alla folla giunge soltanto un raco mormorio in cui affiorano brandelli delle parole Padre, Figlio, Spirito Santo. Il grazie con cui il Papa termina la benedizione si trasforma in un suono cupo, quasi inintelligibile. Eppure, sentendo arrivare il suo momento, il pontefice si è drizzato sul trono a rotelle, cercando di prendere quanta più aria possibile nei polmoni. Non è servito a niente. Chi l'ha guardato intuisce che quel soffocato, rantolante nel nome del Padre è autentico nella sua disperazione. Il Papa parla della morte con leggerezza e con il sorriso sulle labbra.
ha raccontato una volta il cardinale di Parigi Jean-Marie Lustiger. Ci sono quelli che vogliono fare tutto prima che venga la fine, e ci sono quelli che dichiarano: dopo di me verrà il caos. Giovanni Paolo II non appartiene né agli uni né agli altri. Per lui conta la vita della Chiesa. Eppure, c'è stato un momento in cui, con estrema lucidità, si è lasciato andare a parlargli quando non ci sarà più. È successo dopo il suo tormentatissimo viaggio in Slovacchia nel 2003, che fu un vero calvario. Resta indelebile nella memoria del suo seguito l'episodio di quando il Papa, seduto in berlina scoperta, fa il gesto di afferrarsi alla sbarra speciale, tentando di alzarsi, ma ricade pesantemente sul sedile. I suoi segretari si affrettano a prenderlo, ma il pontefice fa cenno di voler provare ancora una volta. Una tortura senza nome, sopportata tenacemente. Tuttavia, Wojtyła non ha mai perso il senso del contatto con l'opinione pubblica. È curioso di sapere, e mentre i suoi lo relazionano titubanti, Giovanni Paolo II comincia a mormorare in latino: «Non omnis moriar», non morirò del tutto. Wojtyła torna alla lingua di Roma, che lo ha accompagnato per tutta la vita. Cita Orazio con tono pacato, in cui affiora il guizzo di un'ironica autocoscienza: «Non omnis moriar». È il bagliore di un lampo che squarcia il velo del futuro, perché il verso del terzo libro degli Odi prosegue così: «Non morirò del tutto e molta parte di me scamperà a libitina». Oscura divinità etrusca e libitina, gli antichi la ricordano come dea di morte, ma della morte Giovanni Paolo II non ha mai avuto paura. Gli anni passano in fretta, la morte si avvicina a ciascuno di noi inesorabilmente, ha scritto. Nonostante le limitazioni, conservo il gusto della vita, perché la vita è un dono troppo bello e prezioso perché ce ne possiamo stancare. Lui è sereno. Le dimissioni di Giovanni Paolo II? Questo lasciamolo alla coscienza del Papa, esclama il segretario di Stato Sodano 7 giorni dopo il ricovero di Wojtyła. Morte e dimissioni sono due parole proibite in Vaticano. Da 10 anni l'ipotesi di un atto di rinuncia ha cominciato a circolare. Le dimissioni papali sono una possibilità prevista dal codice di diritto canonico, un atto che soltanto il Papa sovrano nel suo potere assoluto può decidere. Nel codice c'è un paragrafo da lui voluto, che riserva esplicitamente a sé e ai suoi successori questa suprema facoltà. Wojtyła stesso ha commissionato negli anni 90 ad un gruppo guidato dal cardinale Vincenzo Fagiolo uno studio sulla fattibilità e l'impatto di eventuali dimissioni papali. Wojtyła si chiedeva se non fosse giusto che un pontefice si dimettesse al raggiungimento degli 80 anni. La risposta è netta. Non è opportuno che un romano pontefice si dimetta. Il cardinale Fagiolo argomenta che la rinuncia di un pontefice è giustificabile soltanto nel caso di amnesia, parola latina che non significa esattamente pazzia, ma incapacità mentale di esercitare il proprio ministero. Motivo principale per cui un romano pontefice non deve rinunciare è il turbamento che ne potrebbe derivare ai fedeli. L'esistenza in Vaticano di un papa regnante e la contemporanea presenza di un papa in pensione potrebbe provocare spaccature gravi nella Chiesa Cattolica. Dunque, niente dimissioni. Il 10 febbraio, di sera, Giovanni Paolo II lascia l'ospedale e rientra in Vaticano. Meriterebbe un'ambulanza per non affaticarsi, o almeno una macchina per reclinare il suo corpo stanco. Invece, lo ha annessato sulla Papa Mobile, perché possa mostrare la sua sovranità racchiusa nella teca di vetro. Spaurito dai flash, il vecchio pontefice alza lentamente la mano 2-3 volte in segno di saluto. Nel buio molti rabbrividiscono. Il cardinale Rovini assicura: «Il Papa sta bene, l'influenza è passata del tutto e penso che in pochi giorni potrà davvero riprendere il lavoro». Gli chiedono se Giovanni Paolo II potrà recarsi in agosto a Colonia, a grande raduno dei giovani. «Penso proprio di sì», ribatte. Dall'appartamento in Vaticano, Giovanni Paolo II affida la sua volontà di resistenza ad un messaggio rivolto ai malati: «Le vostre preghiere e le vostre sofferenze offritele per la Chiesa e il mondo. Offritele anche per me e per la mia missione di pastore universale del popolo cristiano.
I medici gli hanno prescritto riposo assoluto, ma lui non sa rinunciare al contatto con la folla. Domenica 13 febbraio, si concede ai pellegrini. È un momento elettrizzante. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti, esclama con voce abbastanza ferma. E Giovanni Paolo II si gode visibilmente il momento di grazia e gli applausi di incoraggiamento della folla. Nel messaggio, letto da Monsignor Sandri, Giovanni Paolo II ribadisce la volontà di andare avanti. I problemi di respirazione restano grandissimi. Quando arriva il momento della benedizione, ogni parola gli esce dalla bocca preceduta da un sospiro acuto, una specie di sibilo sforzatissimo. No, la crisi è ben lontana dall'essere archiviata. I medici devono confrontarsi con l'aggravarsi del Parkinson, che comporta un irrigidimento dei muscoli dell'apparato respiratorio. Improvvisamente arriva l'annuncio che il suo ultimo libro verrà presentato con frettoloso anticipo il 22 febbraio. Anticipare la data di pubblicazione ha un significato brutale. Nessuno può scommettere che Wojtyła vivrà fino all'estate. Memoria e identità è il titolo del volume. Karol Wojtyła tira le somme del Novecento e della propria missione. Vivevamo sprofondati in un'immensa eruzione di malvagità, ammonisce. Mi è stato dato di fare esperienza personale delle ideologie del male. È qualcosa che resta incancellabile nella mia memoria. Scavare nel mistero del male conduce a riportare al centro della storia la passione di Cristo. Grazie alla croce, afferma il pontefice, ogni sofferenza umana racchiude una promessa di salvezza. Così si spiega perché l'uomo Wojtyła resista allo spasimo, non lasciando il timone della Chiesa. Si comprende anche il suo impegno contro i mali che affliggono il mondo contemporaneo, il male delle guerre, dell'oppressione di individui e popoli, il male dell'ingiustizia sociale, della dignità umana calpestata, della discriminazione razziale e religiosa, il male della violenza e del terrorismo, della corsa alle armi. Tutto questo male, afferma, esiste nel mondo anche per risvegliare in noi l'amore. Wojtyła riflette sui totalitarismi del Novecento. Il nazismo è stata una bestialità, diversa però la parola del comunismo. Se il comunismo è sopravvissuto più a lungo, deve esserci un senso in tutto questo. Gli viene da pensare che quel male sia stato in qualche modo necessario al mondo e all'uomo, perché crea occasioni di bene. C'è in queste meditazioni l'eco di riflessioni che Giovanni Paolo II ha fatto in passato su Marx. Il grano di verità del pensiero del giovane Marx, ha detto una volta dopo la caduta dell'URSS, stava nel prendere di petto le condizioni disumane dei lavoratori nell'Ottocento. In ogni caso, la caduta del nazismo e dell'Unione Sovietica sono una palese sconfitta del male. Wojtyła aggiunge, sarebbe ridicolo ritenere che sia stato il Papa ad abbattere con le proprie mani il comunismo. Ma non è solo al passato che guarda il pontefice. Al cuore della sua riflessione c'è un assillo radicato nel presente. Se l'uomo può decidere da solo, senza Dio, ciò che è buono e ciò che è cattivo, egli può anche disporre che un gruppo di uomini debba essere annientato. Wojtyła rammenta le decisioni di morte prodotte dai perversi programmi nazisti. Ricorda le decisioni letali prese in Unione Sovietica e nei paesi di stampo marxista. Anche oggi, decidere da soli, senza Dio, può portare a nuove stragi, come quella dei bambini non nati, eliminati dalle leggi sull'aborto. Il nichilismo che intravede nell'Occidente lo angoscia. Grande è il suo timore che le società dell'Est, liberate dal comunismo sovietico, scivolino nell'omologazione totale della cultura consumistica occidentale. La minaccia fondamentale che l'Europa centrale si trova a fronteggiare, dichiara, è quella di cadere in modo acritico sotto l'influenza della cultura negativa così diffusa in Occidente. Secondo Wojtyła, l'Europa dell'Est aveva sviluppato proprio sotto le dittature una notevole maturazione spirituale, per cui certi valori importanti erano meno svalutati che in Occidente. L'accusa di Wojtyła all'Occidente è di propagandare l'idea di vivere come se Dio non esistesse, ma così si esce dalle coordinate del bene e del male. Chi si aspetta dal terzo libro lo svelamento del mistero dei misteri, l'attentato del 13 maggio 1981, rimane deluso.
Wojtyła ribadisce soltanto che Alija già era un assassino professionista. Non poteva sbagliare. Eppure una potenza più alta, una protezione materna, precisa Giovanni Paolo II, si è interposta. Ripercorrendo il duello incessante tra male e bene, Karol Wojtyła si schiera con parole molto semplici. Quello che conta è l'amore, dedicarsi con generosità a chi è colpito dalla sofferenza, gratuitamente. Karol Wojtyła cerca aria, cerca pace, cerca forza, prega Dio. La morte lo sfiora ancora, crisi di asfissia. Il 24 febbraio, verso mezzogiorno, lo trasportano nuovamente al Gemelli d'urgenza. Tuttavia rimane cosciente. E i medici sentenziano, operazione, ancora una volta, la settima. Il suo corpo martoriato passa sotto i ferri dei chirurghi. Ora non può più parlare. Gli hanno fatto un piccolo taglio sotto il pomo d'Adamo, un'incisione per creare un forellino in cui si inserisce una canula che dà ossigeno al pontefice. Da oggi la Chiesa Cattolica ha un pontefice che non parla. Giovanni Paolo II comunica soltanto usando il block notes o facendo piccoli segni al suo fedele Stanislao, il segretario di 66 anni che gli è accanto dal dopoconcilio. Ora Wojtyła è muto. Le labbra restano chiuse come una fontana senza acqua. Domenica senza Angelus. Dal cortile del Gemelli centinaia di occhi guardano al decimo piano. Dietro il vetro si staglia il volto di Giovanni Paolo II. Ha girato il mondo affascinando le folle con il suo eloquio. Sapeva giocare con le pause e gli accenti. Intenso nella preghiera, vibrante nella denuncia. Ora è accasciato sulla sua carrozzella. Un corpo impacciato, impedito. Solleva la testa un paio di volte per salutare la piccola folla assiepata nel cortile. La guarda con affetto e poi lentamente si porta la mano alla gola, un gesto muto, senza alternative, quasi per dire scusatemi, mi manca la voce. Il Papa è in silenzio, il Papa muto, finisce un'era. Nel palazzo apostolico e monaccia inquieta, quando la mente tace. La mente, nel gergo sussurrato di prelati e monsignori, è l'accenno allusivo al Capo Supremo, al Vicario di Cristo. La grande assenza spinge a scavare nelle memorie del passato. Leone XIII arrivò a 92 anni e doveva essere portato a braccio da una stanza all'altra. Di Pio XI si ricorda che verso il tramonto soffriva di frequenti amnesie. Meglio non muoversi in queste temperie, mormorano prelati di lungo corso, e non c'è nessuno che può fare da vice, nessuno che può impugnare il bastone di comando da reggente. Nessuno autorizzato a usare il sigillo papale. Un vice San Pietro non esiste nella Chiesa Cattolica. Non c'è mai stato né mai sarebbe tollerato. Pure, nonostante il clima di sospensione, la macchina curiale continua silenziosamente a girare. Nella città papale la macchina non si ferma mai. Dalla collina delle televisioni, di fronte a Gemelli, reporter di tutto il mondo trasmettono 24 ore su 24 notizie, retroscena, immagini sulla lenta parabola di Karol Wojtyła. È un tramonto che diventa sempre più rosso, più intenso, penetrando nell'immaginario di milioni. Essere credenti non c'entra. L'onda dell'informazione televisiva transcontinentale cattura gli spettatori a prescindere dalle loro credenze, dalle loro fedi, dalle loro visioni di vita. Papisti e antipapisti, cristiani e non cristiani, credenti, agnostici e atei, mistici e razionalisti, avanza in primo piano imponendosi la nuda personalità di Giovanni Paolo II. Chi è stato critico di singoli atti del suo pontificato non cambia idea. Restano contrari coloro che non gli perdonano il veto al sacerdozio delle donne, la battaglia ossessiva contro gli anticoncezionali e l'aborto, il rifiuto di dare la comunione ai divorziati risposati, la durezza verso i seguaci della teologia della liberazione. Ma è come se giorno dopo giorno il contenzioso scivoli tra parentesi. Lassù, al Gemelli, c'è un uomo che soffre. C'è un uomo che dà senso al dolore. Molti in un primo momento hanno provato ripulsa per la continua esibizione sui teleschermi di questo corpo martoriato. Hanno definito scena la mancanza di pudore nel mostrare un fisico in disfacimento. Adesso queste obiezioni paiono impallidire.
Wojtyła si imprime nei contemporanei per la maniera in cui rimane spiritualmente in piedi. Lui va avanti, non solo non si arrende alla malattia, ma ricava forza nella sua debolezza. Per tutta Roma, bar e pizzerie mostrano alla televisione la sua lotta contro la fame. E tutti si zittiscono quando appare sugli schermi quel volto pallido e gonfio dagli occhi tenaci, caparbi e umanissimi. Chi è nato sul finire degli anni 70 conosce solo lui, Giovanni Paolo II, il pontefice che ha stretto le mani a ebrei e musulmani, che è stato ad Auschwitz e nei porti africani da cui partivano gli schiavi, che ha pronunciato parole di pentimento per l'antisemitismo cristiano, per le stragi delle guerre di religione, per i tormenti inflitti a Galileo, per le violenze inflitte in nome di Dio. Chi non si interessa di religione coglie lui il Papa non clericale, il Papa che ha avuto il coraggio di dire «mea culpa». Per molti, Papa non è una parola o un potere, è quella persona, quella là, che hanno conosciuto atletica e che ora vedono arrabattarsi per alzare una mano e rantolare una benedizione. C'è chi comincia a misurarsi, grazie a lui, con il dolore e la morte, i due grandi temi che l'Occidente rimuove di continuo. Un dramma sacro, eppure leggibile in termini assolutamente laici, si sta svolgendo in queste settimane di febbraio. Tutti hanno conosciuto il maratoneta di Dio. Tutti hanno assistito alla catastrofe, al crollo. E ora osservano la catarsi attraverso cui il dolore trasforma in segno potente l'intera vicenda. L'eroe soffre. L'eroe soffre per gli altri. C'è qualcosa di forte che lo sorregge, che parla anche a chi non condivide la sua visione del mondo. Si chiami pure fede, poco importano le parole. Quel vecchio incamminato verso la morte è diventato un segno, un interrogativo che interpella tutti. Razionalisti coerenti avvertono di trovarsi di fronte ad un uomo toccato dal destino. Uomini e donne, scettici dinanzi alla trascendenza, rimangono catturati. E intanto si muove il popolo dei semplici. Uomini e donne su cui Giovanni Paolo II ha lasciato un segno. È un fiume di nomi comuni, un fiume inarrestabile di lettere, fax ed email che stanno inondando il Vaticano. Molti ringraziano. Emerge un sentimento vivo, prodotto da una personalità che ha suscitato vibrazioni nell'animo dei suoi fedeli, anche in chi aveva lasciato la pratica religiosa. Il 13 marzo, Karol Wojtyła rientra in Vaticano. Battendo i pugni, ha imposto ai medici di lasciarlo libero. Non vuole più seguire l'altalena dei pareri dei medici. Giovanni Paolo II ha capito cosa lo aspetta. Perciò ha deciso di rifiutare di essere un papa ospedalizzato in permanenza. È una scelta consapevole, lucida, coraggiosa. I medici obbediscono e si attrezzano per organizzare in Vaticano un ambulatorio per ogni emergenza. La canula spunta sempre dalla sua gola. Preoccupa i medici il fatto che di frequente Wojtyła lascia cadere la testa sul petto. Il modo ordinario per comunicare resta la lavagnetta, su cui traccia qualche parola con il pennarello. Per il resto, la sua giornata si divide tra letto, poltrona e un po' di tempo in cappella sulla sedia a rotelle. Sarà la prima settimana santa senza papa. In un quarto di secolo non è mai successo che Giovanni Paolo II non partecipi ai riti pasquali. In San Pietro, da vivo, Karol Wojtyła non tornerà più. Domenica delle Palme. Un colperato sul leggio di plastica per non riuscire a parlare alla folla. Un colpo stizzito, quasi rabbioso perché il destino gli impedisce la sua missione e gli strappa lo strumento vitale, la parola. La Domenica delle Palme, Giovanni Paolo II la vive così, imbavagliato, incapace di emettere una sola parola ai fedeli riuniti per lui. Molti fedeli scoppiano a piangere vedendolo agitare il ramo benedetto, ma incapace di trasmettere un suono. Perché la parola è tutto nella vita di Wojtyła. Cos'è Wojtyła senza la parola? Una statua che non può comunicare. Paziente, sofferente, Giovanni Paolo II si è rassegnato a seguire la televisione la cerimonia celebrata in piazza San Pietro dal cardinal vicario Camillo Ruini. Dalla croce di Cristo a
ha detto il porporato nell'omelia, vengono energie sempre nuove, quelle che risplendono nelle imprese dei santi, quelle che oggi traspaiono con speciale chiarezza dal volto affaticato del pontefice. Ed ecco che a mezzogiorno finalmente si affaccia Wojtyła. La folla sta in basso, lo vede agitare energicamente il ramo d'ulivo. Benedice con ampi gesti i fedeli e poi lo muove quasi allegramente in segno di saluto. Ma quando il Papa se ne libera, i teleobiettivi lo inquadrano crudi, mentre deglutisce freneticamente e non riesce a pronunciare parola. Caro Wojtyła sente che il suo corpo lo sta tradendo e vive con tensione la sua crescente debolezza. Adesso si passa la mano sul volto e dà un colpo secco irato all'eggio di plexiglass che gli sta davanti agli occhi. Una piega amara gli si disegna sulla bocca. Bloccato dinanzi alla folla, caro Wojtyła resta per un po' a fissarla. Poi si volge lentamente verso l'interno. Sparisce inghiottito nella penombra. Caro Wojtyła vive la sua passione. Nessuno l'ha tradito. I fedelissimi sono intorno a lui, ma è solo di fronte al dolore e all'impotenza. È un mercoledì come tanti altri, giorno di udienza generale. Lui si affaccia alla finestra e neanche una parola gli esce dalla bocca. Allora guarda quel sagrato che dominava con la sua voce, i suoi passi, i suoi gesti, e gli occhi si riempiono di lacrime. Nessuno ha mai visto un papa piangere così. Quel pianto lo rende vicino come non mai, afferra credenti e non credenti. Alla finestra, il viso rigato di pianto, Wojtyła è arrivato fin qui. Da giovane voleva farsi eremita, adesso, nella prova più dura, è chiamato a rivelare e trasmettere la tempra ultima della sua fede.
C'è un calice amarissimo che Giovanni Paolo II ha scelto di bere goccia dopo goccia, fino all'ultimo sorso. Ha scelto di mostrare le piaghe come un ecce homo. Il martirio che sta vivendo in questa settimana santa segnata dalla sua assenza è un esempio offerto di purificazione e di umiltà ed è al tempo stesso un invito silenzioso a dare dignità al martirio sconosciuto di milioni di uomini e donne che vivono piagati dalla malattia, senza fama, senza aiuti, senza compassione. Così la sua passione diventa specchio e riscatto per gli ecce homo di ogni latitudine, di ogni fede, di ogni condizione. Con il suo corpo e il suo silenzio, Karol Wojtyła sta scrivendo la sua enciclica più bella. Ha fatto impressione, mentre era in ospedale, scoprire che il suo destino importa a tanti uomini e donne, di ogni religione e idea, cristiani, ebrei e musulmani, indù e buddisti, credenti e non credenti. La verità è che Wojtyła non ha nessuna paura della morte. Sono gli altri ad essere inquieti e angosciati. Pasqua disperata in piazza San Pietro. Wojtyła senza parole. Wojtyła che lotta per respirare. Wojtyła che si agita e non riesce a pronunciare la benedizione. Doveva essere, nella speranza di molti in Vaticano e fuori, la resurrezione di Giovanni Paolo II. E invece, 70.000 fedeli assistono a una scena di profonda tristezza. Alla finestra dello studio papale sta Wojtyła, irrigidito in un grido silenzioso come nel dipinto di Munch. Ore 12:04. Si aprono le tende e appare Giovanni Paolo II. I pellegrini applaudono freneticamente. Lassù in alto il pontefice comincia a deglutire a scatti, fa strane smorfie, è agitato da tic. Lo squassa un colpo di tosse, si afferra la testa con le mani e ricomincia a deglutire. La folla assiste attonita. Molti si coprono la bocca per soffocare un grido di spavento. Tantissimi si lasciano inondare il viso di lacrime. Il Papa è bloccato, il viso è scuro, segnato dal disappunto. Il respiro è veloce e affannato. Continua a deglutire e muovere la faccia come se stesse masticando un'erba amara. Sul sagrato di San Pietro il cardinale Sodano ha celebrato la messa papale e ora invoca Cristo. Insegnaci parole e gesti di pace. Pace per i paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Pace per tutta l'umanità su cui sempre incombe il pericolo di guerre fratricide. Giovanni Paolo II, muto, alza il foglio come per dire che il cardinale sta leggendo il testo che lui avrebbe voluto pronunciare. Giunge le mani in segno di preghiera. Poi di nuovo, improvvisamente, si porta le mani alla testa. Gli porgono il microfono. Wojtyła lo afferra, ma non ce la fa. Si passa con tristezza la mano sulla bocca. Gli occhi tradiscono ansia e pena. I pellegrini, per incoraggiarlo, gridano «Papa! Papa!», ritmando l'invocazione. Ma lassù Wojtyła resta muto. Guarda a lungo la piazza piena di fedeli, appoggiandosi al leggio. Apre e chiude la bocca finché i suoi collaboratori non lo riportano nella stanza. E l'ultima immagine è un braccio proteso, una mano aperta, un debole gesto cui affida la voglia di comunicare. Mai una cerimonia papale si è chiusa con tanto sgomento. L'uomo non vive solo del pane, del denaro o della carriera. Vive della parola di Dio che ci corregge, ci rinnova. Ci mostra i veri valori portanti nel mondo e della società. Ha suscitato scalpore il discorso fatto da Joseph Ratzinger alla Via Crucis prima di Pasqua. È stato Giovanni Paolo II a volerlo come suo sostituto alla processione. Nella putrefazione delle ideologie, ha affermato il cardinale, il cristianesimo dovrebbe essere il nuovo profumo che porta verso la vita. Invece la cristianità si è stancata della fede. E la società si è costruita un nuovo paganesimo che accantona Dio e finisce per sbarazzarsi dell'uomo. Ratzinger va anche più in là. Forse che Cristo, si domanda, non è costretto a soffrire anche nella sua stessa Chiesa? Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui? Quante volte la sua parola viene distorta e abusata? Quanta sporcizia c'è nella Chiesa?
e anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza. Parole forti, coperte dalla mano incoraggiante di Wojtyła. Pochi si accorgeranno in quei giorni che rappresentano un segnale. L'ultimo mercoledì di marzo c'è grande attesa in piazza San Pietro. Tutti sperano in una sua apparizione. Eppure si sa già che il pontefice sta peggiorando. Ogni impegno è stato annullato. L'agenda di Wojtyła è vuota e i medici insistono energicamente che non provi nemmeno a ripetere lo sforzo fatto la domenica di Pasqua. E tuttavia, poco prima delle 11, i fedeli riuniti sul sagrato di San Pietro vedono spalancarsi la finestra dello studio e qualche attimo dopo Giovanni Paolo II si affaccia. Appare smagrito, tormentato dalle smorfie che lo hanno segnato il giorno di Pasqua, agitato dall'impulso a inghiottire di continuo. No, Wojtyła non ce la fa. Di nuovo lotta spasimando per riuscire a parlare. Ma i suoni restano inarticolati. Dal microfono giunge soltanto il lievissimo lodato. Si fa strada al gelo. Imbarazzato il segretario gli allontana il microfono e dopo un attimo di pausa il Papa sparisce lentamente dal riquadro della finestra. Smarriti e angosciati si disperdono rapidamente anche i pellegrini. Quel giorno, è certo, lui ha deciso di chiudere, perché senza parola Wojtyła non poteva più essere Papa. Caro Wojtyła, è grave. Sospeso tra la vita e la morte. Soffre in agonia, con la febbre alta. I medici allargano le braccia e sussurrano: non possiamo fare di più. È il 31 marzo. Di colpo verso le 11, Wojtyła viene colpito da un brivido squassante, un colpo che pare frantumarlo e subito la febbre si impenna fino a 40 gradi. Crolla la pressione. Giovanni Paolo II viene colto da ondate di crisi respiratorie. Lo adagiano sul letto, gli mettono la maschera dell'ossigeno. Wojtyła è diventato bianco come un cencio. I medici e gli intimi del Papa si trovano di fronte al corpo di un vecchio, logorato allo stremo, che non presenta nessuna speranza di ripresa. Interiormente Giovanni Paolo II è preparato. Finita la parola, finita la sua vita. A tarda notte arriva il comunicato di Navarro. Shock settico con collasso cardiocircolatorio. La preoccupazione maggiore è di riportare la pressione del pontefice a livelli accettabili. Verso le 11 di sera il risultato sembra raggiunto. È stabilizzato. Suona il commento che trapela dall'appartamento papale e subentra la calma, come una bonaccia tra due tempeste. Agonia in greco significa lotta e Giovanni Paolo II si prepara all'ultimo combattimento, forte di una calma interiore. Si fa dare la comunione e poi chiede che gli vengano letti i testi di preghiera. Alla spicciolata sono accorsi in piazza un po' di fedeli, ma anche gente che vuole bene a Wojtyła e basta. Parecchi giovani hanno lasciato case e bar dopo aver sentito alla televisione che il Papa è gravissimo. Vengono dal centro e dalle periferie. Teenagers che non hanno conosciuto che lui. Sono nato che lui c'era già. È il mio mondo, il mio punto di riferimento, confessano. Passa una lunga giornata. Alle 7 di sera viene diffuso un comunicato che è il sapore di un preannuncio di morte. Le condizioni generali e cardiorespiratorie del Santo Padre si sono ulteriormente aggravate. Il suo respiro è diventato superficiale. È una fitta al cuore per chiunque ascolta. Quanti hanno assistito alla scomparsa di una persona cara sanno che la morte è vicinissima quando il respiro si fa fiacco e si trasforma in un soffio. Verso le 8 di sera, Giovanni Paolo II scivola in uno stato di incoscienza. In piazza il buio della notte è illuminato da migliaia di candele. Sotto alle finestre del Papa si sono raccolti 50.000 fedeli. Una donna musulmana si getta a terra e si inchina fino a toccare il suolo. È il rito di preghiera islamico. È un'invocazione per il Papa che ha unito le tre religioni. È venuto anche il rabbino capo di Roma. Per primo, caro, ha varcato la soglia di una moschea a Damasco.
Ora, eccoli là, tornano a lui i fedeli delle religioni di Abramo. Credenti e non credenti sentono che è stato un uomo di fede, capace di parlare ai cuori dei contemporanei, varcando ogni frontiera. Milioni pregano per lui, anche i seguaci di religioni diverse. Inizia una lunga veglia notturna e sulla folla cadono le parole di Monsignor Comassi. Cristo gli spalanca le porte. Per tutti è un accenno alla morte del pontefice, ma la fibra di Caro resiste ancora. Ricomincia una giornata gonfia di dolore e di paura. Sì, paura di sentire che la vita di Wojtyła si è spezzata. Lascia che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri libertà. La morte di Karol Wojtyła è anche paura di perdere il padre. Non il santo padre delle formule protocollari, ma il padre padre, il padre del profondo, il padre di tutti gli archetipi. Wojtyła si è svegliato poco prima delle 6 del mattino. Ricordandosi che è venerdì, giorno della passione di Cristo, fa segno che gli siano lette le 14 stazioni della Via Crucis. Non resta smarrito Wojtyła, mentre il suo corpo collassa. Usa piccoli gesti invece della parola. Peggiorano progressivamente le sue condizioni. Vengono per rendere omaggio e ricevere un'ultima benedizione ai capi della curia. Caro Wojtyła, non è più. Sereno come un patriarca, straziato come un martire,
Giovanni Paolo II si abbandona alla morte in una sera di sabato. Lasciatemi andare alla casa del Padre, è la sua ultima preghiera pronta per la leggenda. Alle 21:37 la sua vita si spezza. L'annuncio piomba sui fedeli in piazza San Pietro. Wojtyła non ci sarà più. E 100.000 davanti al palazzo non sanno che fare. Dalla Basilica Vaticana la campana di Sant'Andrea comincia i suoi gravi rintocchi. Nell'ultimo tratto della sua lunga corsa, il maratoneta di Dio era avviluppato in un groviglio di sonde e di tubi. Il cuore batteva sempre più piano, la mente scivolata nelle nebbie dell'incoscienza, il corpo robusto da montanaro logorato da vampate di febbre. Alle 21:37 il cuore di Karol Wojtyła si è fermato. Aveva un ultimo desiderio, resistere fino a domenica, fino al giorno dedicato alla misericordia del Signore, perché proprio alla misericordia di Dio Giovanni Paolo II aveva dedicato una delle sue encicliche. L'angelo della morte passa quando vuole, ma in qualche modo Wojtyła è accontentato, perché la prima stella della sera porta per i seguaci della Bibbia già il giorno successivo. Invece del requiem, i presenti attorno al capezzale intonano un forte Te Deum. No, non il canto dei morti si merita Wojtyła, ma l'inno delle vittorie, l'inno dei ringraziamenti per le grandi cose che il Signore compie. Un rito antico vuole che si avvicini al pontefice agonizzante una candela. Se la fiammella non vacilla, è il segno della fine. Wojtyła è immobile. Sul suo volto viene posto un lieve velo di lino. È la fine di un regno. Ma pure in morte Wojtyła rivoluziona il cerimoniale. Il vero grande annuncio viene dato in piazza San Pietro. Il cardinale Sodano scende sul sagrato in tono De Profundis e subito dalla folla parte un lungo, lunghissimo applauso rivolto alle finestre illuminate dell'appartamento papale. La piazza è un mare di fiammelle. Sorgono ovunque per terra piccoli altarini improvvisati con poche candele, fiori e biglietti. Grazie papà, scrivono in tanti. Grazie nonno Karol, ha tracciato con grafia incerta un bambino su un foglietto. I polacchi hanno fatto di più. Con lo spray hanno riempito il lenzuolo della scritta rosso fuoco. Grazie di cuore per quello che ci hai donato. Tutto si mescola. Jeans e rosari, radioline e talari. Preghiere, chiacchiere, abbracci, lacrime, svenimenti. Foto di gruppo e singulti silenziosi. Chi è in ginocchio e chi gira intorno senza tregua. È Roma che ondeggia tra le colonne e le fontane, abbracciando il suo Papa. La notte scende ed è una di quelle notti che non finiscono mai. Eccitata e addolorata, densa di pensieri e di emozioni. All'alba la piazza si placa. L'ultimo viaggio di Wojtyła non ha per traguardo i 5 continenti, ma l'altare maggiore della Basilica dell'Apostolo Pietro. Lo aspetta un catafalco coperto da un drappo color sabbia. Si snoda il corteo e Karol Wojtyła torna in basilica. Un corpo rigido sormontato da una grande mitria bianca. Il tempio è deserto, gelido di sconforto. Il camerlengo gira lentamente intorno alla bara, aspergendola di acqua benedetta. Dio, accogli il Papa, recitano i suoi paramenti solenni. Poi, ad una, le berrette rosse dei cardinali si inchinano davanti al catafalco. È l'ora del testamento. Si apre il plico delle ultime volontà di Giovanni Paolo II e riemergono i paesaggi della sua esistenza, il senso della morte. Maria protettrice, la pallottola di Aggia, la fine della guerra fredda, la docilità al sacrificio e l'angoscia per la violenza dei tempi, tante sfumature del suo animo. Fino a confessare la sua stanchezza, arrivata agli 80 anni, culminando nell'appassionata invocazione «Signore, lascia andare il tuo servo». Sono pagine sparse il testamento di Giovanni Paolo II. La morte vi appare spesso. Da subito dispone di essere sepolto nella nuda terra, senza sepolcri grandiosi, sotto una semplice lastra nelle cripte vaticane.
7 aprile 2005. La notte la fila è un corteo scuro e compatto. Centinaia di migliaia di teste che guardano verso la cupola. Nessuno si muove. Nessuno è impaziente. Nessuno parla. Si sente solo il respiro quieto e caldo della massa incolonnata. Roma non dorme o dorme poco. È attonita. Dalle viscere della città, dalle province d'Italia, dal mondo si è gonfiata un'onda immensa di pellegrini che si riversa per via della conciliazione. Vengono in aereo, in macchina, in pullman, a piedi. Per le strade si dispiega l'invasione più fantastica che mai abbia calcato il suolo della città. Pellegrini di tutte le nazioni, vecchi, giovani, ragazzi e bambini, frati, suore, preti, impiegati e professionisti, operai e disoccupati, casalinghe e giromondo, fedeli e infedeli, in cappotto e in giacca a vento, tristi e determinati, abbattuti e sorridenti, ciarlieri e mititabondi. Lunedì sera del 4 aprile, quando gli sceriffi di San Pietro hanno aperto le porte per l'omaggio al corpo del Papa, erano già in 400.000. Martedì sono arrivati in 600.000. Il giorno dopo si è messo in fila 1 milione. Non potevano non venire. 6 ore di fila per vederlo, poi 9, poi 10, poi 15, poi 19, 2 chilometri, 3 chilometri, 5 chilometri. L'ultimo giorno, il giovedì, la massa nell'estremo serpentone attende 24 ore per vedere Wojtyła. Un giorno intero e tutta una notte, solo per gettare uno sguardo che non dura più di una manciata di secondi. A notte fonda Jodie Foster, l'attrice americana, sta ammassata nel corteo, anonima tra gli anonimi. Non è l'unico personaggio ad aver sentito il bisogno di immergersi in questa silenziosa migrazione verso il Papa polacco. 3 milioni stanno lì per arrivare a San Pietro. Li accudiscono 10.000 volontari. È folta la delegazione dei grandi della terra. Ciampi e Bush, Wałęsa Chirac, l'iraniano Khatami, l'israeliano Katsav e tanti altri ancora. Tutti accanto, anche i nemici, per rendere onore a Wojtyła. Sul sagrato di San Pietro, la storia di Wojtyła è diventata una bara di cipresso. È il giorno dell'addio. Josef Ratzinger proclama il Papa trasfigurato in Cristo sofferente. 1 milione di cuori vibrano come il vento che scompiglia le vesti purpuree dei cardinali. È una giornata misteriosa, inafferrabile. Né pianto né quiete, sospesa tra l'angoscia delle tepie e il pulsare inquieto di destini venuti dai più lontani angoli del mondo. Graffiti e gregoriani, porpori e presidenti, rosari e sacchi a pelo si mescolano in un rito nuovo, strano, irripetibile, mai vissuto da Santa Romana Chiesa. Sono le 10. Il lento rintocco della campana a morto ha appena smesso di vibrare e parte il suono dell'organo, mentre lentissimamente i sediari portano al centro del sagrato le spoglie di Wojtyła. Si inginocchiano, posano la bara a terra. Suona l'organo, ma si sente poco perché dal ventre della piazza e dalla lunga fiammata di folla di via della conciliazione parte un turbine di applausi che cresce in intensità, che non smette mai. I cardinali avanzano verso l'altare, lo baciano e poi si dispongono in file sui seggi dorati dinanzi alla facciata. E sempre questi applausi, a scrosci, improvvisi, seguiti da potenti «Viva il Papa!», per poi spegnersi in silenzio siderale. L'altare, semplice volume coperto di lino bianco, spicca sul sagrato. A destra i potenti della terra, a sinistra gli ecclesiastici. Davanti, la bara tra un crocifisso e un cero pasquale. Vi hanno posato il Vangelo. Soffia il vento e sfoglia le pagine a capriccio. Solenne, il canto gregoriano scandisce ogni fase del rito. In piazza, sotto la statua imponente di Pietro, sul basamento, è scritto un gigantesco «Grazie, Papa», a lettere di spray rosso. Non era mai successo. Nessuno lo cancella. Eccolo là, Ratzinger il tedesco, ritto nei suoi paramenti porpora, che parla con voce cristallina. È un'omelia breve la sua, concisa e coinvolgente.
Il nostro Papa non ha mai voluto salvare la propria vita. Ha voluto dare se stesso senza riserve, fino all'ultimo momento, per Cristo e per noi. Applaude la folla e poi ripiomba di colpo nel silenzio. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre. Ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre, che ti ha guidato ogni giorno. Parte impetuoso e si propaga per ogni dove un lunghissimo grido: Santo, 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 che sommerge la falange dei cardinali. Santo subito, lo vogliono i fedeli appassionati. Ma è il momento dell'elevazione e di nuovo il mare di bandiere si quieta. Sul finire del rito, la piccola schiera dei patriarchi di rito bizantino si accosta alla bara e canta gli inni struggenti della tradizione orientale. È una messa come l'avrebbe voluta Wojtyła, protesa tra Occidente e Oriente. Ed ecco che lentissimamente la bara viene fatta voltare verso la folla. I sediali la sollevano piano piano per far sì che tutti la possano vedere. Ora la bara ha una sua vita. Guarda polacchi, italiani, tutte le nazioni. Da ogni parte arriva lo scroscio delle ovazioni. Poi la cassa sparisce nel tempio e il lento passo degli svizzeri, in elmo piumato e alabarda al fianco, chiude la ritirata. Caro Wojtyła, varca la soglia dell'eternità. Presento il dirigente dell'Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli, che ringraziamo per essere qui e ma soprattutto per aver fatto partecipare, per aver dato parere positivo a questa bellissima iniziativa. Grazie, la parola. Allora, innanzitutto i miei ringraziamenti vanno a voi che offrite queste opportunità alle scuole. Perché accogliere un progetto di così grande valore per la scuola significa dare opportunità ai ragazzi, ai docenti, di fare degli interventi didattici che assumono una forma diversa e hanno un significato diverso rispetto alla didattica consueta, che comunque all'interno di un liceo ha sempre come obiettivo la trasmissione di valori. E oggi qui abbiamo visto i ragazzi e le ragazze dell'istituto, che guidate naturalmente anche dai docenti che si sono dedicati all'attività con grande passione e con grande professionalità, hanno espresso in maniera, come dire, serena, tranquilla, un momento della vita di una persona che ha lasciato il segno in ognuno di noi e che se n'è andato con la stessa tranquillità, con lo stesso amore che oggi queste ragazze hanno rappresentato nella lettura dei testi, lasciando però spazio a ciascuno di noi con la loro lettura così pacata, così silenziosa, così attenta, lasciando in ognuno di noi la possibilità di riflettere e di ritrovare i sentimenti che effettivamente Papa Wojtyła ha voluto trasmettere a tutti noi. Io naturalmente nel ringraziare la dottoressa Gianni, che ci è stata sempre vicina durante questo periodo, l'autore del libro, che ha naturalmente lavorato con grande perizia
non solo nel raccontare la storia del Papa, ma soprattutto nel presentarcelo come uomo, perché ognuno di noi lo ha sempre visto ed amato come tale, in quanto lui ha saputo cogliere l'essenza della natura umana. Quindi ringrazio poi i docenti dell'istituto, la professoressa Tempesta, il professore Di Pietro. Grazie ragazzi per questo momento di grande cultura e di grande umanità. Vi ringrazio per aver portato anche il nome della scuola così in alto e per essere stati così tenaci dal portare avanti durante l'anno scolastico questo progetto, che non tutti riescono naturalmente ad avere quella fermezza, quella tenacia, quella forza per iniziare un progetto di così grande valore e per portarlo a termine con la stessa dignità, amore e professionalità che vi è stata trasmessa sicuramente anche dai vostri docenti. Grazie ragazzi. Grazie, veramente parole toccanti le sue e in linea con quanto ha scritto Marco Politi, che veramente il libro è commovente, ma veramente di una sensibilità unica, credo. Io ringrazio tutti e do appuntamento alle prossime iniziative, al 19 maggio innanzitutto e poi alla replica a San Domenico di questa iniziativa. Quindi ragazzi, mi raccomando, state allerta perché dobbiamo fare una cosa più grande in quella sede. Grazie a tutti e buonasera. A presto.